bello, carino, poi giovane. Dai, però adesso che l'abbiamo descritto, dici, digli, dille, di... di loro. Non tagliarla questa, non tagliatela questa. Non tagliarla. Allora, praticamente noi entriamo con il nostro gruppo dentro il locale, ok? Sei stato rosso. Voi entrate nel locale, aspetta che anch'io adesso mi ci imbarco. E noi formiamo le squadre, ci sono praticamente le persone del nostro cast che vanno tavolo per tavolo e propongono il telecomando, dicono oh, non si paga nulla per giocare, attenzione, perché meglio mettere i puntini sulle U come fanno in Germania. Noi arriviamo, vi diamo il telecomando, voi date il nome alla vostra squadra, che so, in questo caso Di Franco Gang, Di Franco e 20, e questa è la vostra squadra. Poi si va in un altro tavolo che forma un'altra squadra e vi andare e praticamente poi il vostro compito sarà giocare, divertirvi e rispondere alle domande che noi vi facciamo. Avrete 10 secondi di tempo per dare la vostra risposta e chiaramente chi più veloce sarà più punti beccherà. C'è il cameraman che ride, come per dire no, ma sai perché? Perché lui sta prendendo in giro, siccome ti ha visto giocare ha detto ma guarda un po', Stefano ne parla e poi arriva sempre penultimo, terzultimo. Non lo so perché io ritengo di avere una cultura così generale abbastanza, cioè non un po'. La verità è che ci vuole un fattore Q importante. Esatto, ci vuole. Perché devi sapere le cose, però ci vuole anche un po' di fattore Q. Molto fattore trovi, Q. Certo. Sì, perché se ti trovi collaboratori. No, certo. Perché intanto bisogna creare la squadra quando si gioca. In giro per tutti i locali della Sardegna, chiamateci, mi raccomando, ci teniamo. Fate un. Così create un modo diverso di fare intrattenimento nel vostro locale. Ma anche perché c'è un'esclusiva, per cui non è che ve lo potete inventare, non è come il karaoke. No, che certo, uno certo. Impara, si compra ormai. Il computerino aveva a fare karaoke. Però io questo su questo non voglio fare polemiche. Non le voglio fare polemiche assolutamente, perché non sono molto in accordo. Sono in disaccordo totale. Ciao, ma questa funziona? Sì, però ti deforma la faccia, sarei bruttissimo. Volevo dire, in tour per tutti i locali, non voglio fare polemiche per il karaoke, però attenzione, guardate bene, e questo è una piccola polemica, un piccolo puntellino, come si suol dire. C'è molta gente che va a fare le cose nei locali e non è il loro mestiere. Sapevo dove volevi arrivare. Volevo arrivare lì. Mi arrestano. No, ma ci mancherebbe altro. No, è quello che tu hai detto giustamente poc'anzi, hai aperto la puntata dicendo parliamo di intrattenimento. È giusto che l'intrattenimento ci sia anche per fuoriuscire da quelle che sono, sai, le giornate pallose del lavoro, della crisi. Uno va in un locale, oltre che mangiare, insomma, va anche a divertirsi e giocare con il nostro gioco. No, ma poi è bello perché mi piace descrivere questa cosa, perché c'è bisogno effettivamente di cose nuove. Io viaggio abbastanza e di cose nuove fuori ne vedo, qua un po' meno. Tu hai aperto proprio la puntata dicendo parliamo di intrattenimento, visto che comunque insomma io l'intrattenimento lo faccio da qualche anno, non voglio dire quanti perché sono ma una ventina. Quanti? 30? 30? Comunque di più anche. Di più? Lascia perdere, non parliamo di queste cose, ti prego, che poi mi sento male, mi sento vecchio. Non è il caso, no. Però l'ho vissuto un po' dall'inizio, sai, ogni tanto cambia e fortunatamente arrivano cose che ti fanno fuoriuscire da quella che è la routine quotidiana anche dell'intrattenimento. Io vorrei vedere nei locali, mi piacerebbe tantissimo intanto entrare in tutti i locali con il cervellone, perché credetemi è un quiz game spettacolo bellissimo che vale la pena di vivere, ma vorrei vedere anche di più nei locali la musica dal vivo. Quanto mi piacerebbe, una volta si faceva nel locale la musica dal vivo, la batteria, il basso, la chitarra, la tastiera, quindi sta scomparendo un po' tutto, c'è un disperdio incredibile. Quel settore mi sa che è un po' rovinato, perché adesso bisogna per forza fare la serata energica, non sia mai che uno si può godere la musica rilassato, parli con la tua ragazza, insomma non sia mai, no, per forza bisogna fare quell'intrattenimento folgorante, però i tempi sono quelli che sono, è così. È la vita. No, ma dicevo, allora, mi piace molto, sai perché ti ho invitato a parlarne? Perché io sto sempre facendo il telecomando a Emanuele, vedi? Ma sai perché? Perché in tema di globalizzazione, questo... Lo sai che poi quando uno risponde in tempo reale, quindi i secondi che tu impieghi a rispondere sono i punti che tu hai veri. Quando poi vai nella classifica generale, tu dici ma guarda un po', quello mi ha fregato di pochi secondi, di pochissimi punti. È vero. Però stiamo parlando di interazione, stavi dicendo? Mi piace descrivervi questo gioco proprio per questo, perché si fa nei locali community.
cioè dove voglio arrivare, quando si va nei locali puntualmente stai col tuo compagno di tavolo e insomma c'è poca relazione, anche in discoteca se non è per provarci con una ragazza c'è poca relazione, certo. Questo qua invece crea proprio relazione, fai conoscenze nuove perché devi fare la squadra per forza, obbligatorio, è un gioco di squadra, anche perché le squadre che sono formate a 3-4 persone, la cosa bella è proprio che si crea all'inizio, stanno, ti dico la verità, poi tu l'hai vissuto, l'hai provato, ci hai giocato anche tu, no? In maniera sempre molto perdendo. Scarsa. Però la cosa bella è che si crea, anche perché poi in un gruppo c'è, cioè per esempio lui, Emanuele, che per esempio è bravo con la telecamera, lui è bravo nelle cose e dove si parla di computer, quindi ti esce fuori la domanda in riferimento al computer, c'è lui che dice la so, le so tutte, quindi tutti, vuoi dire questo, tutti possono essere protagonisti e dare il proprio apporto, certo, alla squadra, perché uno magari sa qualcosa di geografia o di calcio o di sport e nella squadra c'è sempre uno che è predisposto a qualcosa. Tu poc'anzi hai parlato di quelle hot, perché noi sul tardi poi facciamo le domande hot, quelle sul sesso, che non mettiamo bollino rosso e siamo sempre col bollino verde. Ma no, ma nei locali sono hot. Ma lo facciamo proprio sul tardi, ma sono bellissime perché scopri delle cose pazzesche, vai a imparare cose che tu mai avresti pensato di imparare, cioè vai a conoscere delle cose veramente incredibili, insomma un modo diverso per vivere lo spettacolo all'interno del vostro locale. Bello, mi piace questa chiusura. Ci tengo tantissimo che il cervellone entri ovunque. Chiudiamo però ovviamente con il saluto tipico del cervellone. Che... Sì, perché c'è il Fontana, che è il grande Fontana, che è uno dei grandi amici del cervellone. Il cervellone in tutta la Sardegna e in tutti i vostri locali. Vi aspettiamo. Pubblicità, pubblicità, pubblicità. Ciao, sono Tont, James Tont, missione cervellone. Gioca anche tu al nuovo quiz game interattivo multimediale. Allenamente! Allenamente! Che bello! Vado subito a giocare! Cervellone Quiz Game! Il tuo sano? Allenamente! Allenamente! L'hai capita? Allenamente! Perché allena la mente! È facile, no?